Al MIMO 2021 presente Mazda Italia con la sua gamma e le ultime novità. Innanzitutto Roberto Pietrantonio, che è l'amministratore delegato. Questo MIMO 2021 dà veramente il via a una sorta di ripartenza del paese, dell'auto, della fiducia? Ce lo auguriamo vivamente, no? Siamo in un momento in cui sembra ci possiamo nutrire di un cauto ottimismo e guardare nei mesi a venire con maggiore serenità, e quindi diciamo il MIMO 2021 nasce proprio sotto un buon auspicio, sotto una buona stella, e noi speriamo che questo auspicio poi si trasferisca all'intero settore, no? Che è in sofferenza per una ripartenza importante, un settore che ha un peso importante sull'economia, ma direi anche sulla cultura qui in Italia. Quindi noi abbiamo sempre partecipato al format che è incentrato attorno alla passione, sin da quando Andrea Levi lo ha concepito a Torino. Nel parco del Valentino abbiamo tantissimi bei Torino ricordi. Ha perso tantissimo. E Torino mi sa che ha perso tantissimo, ha guadagnato tanto Milano, e noi lo abbiamo sempre sposato perché la passione è un elemento centrale per la filosofia Mazda, che ha l'ambizione di creare, diciamo, oggetti raffinati che riportino la passione un po' al centro dell'automobile. Ci troviamo sulla terrazza 21, sopra la galleria di Vittorio Emanuele e a fianco della stupenda Piazza del Duomo, che è piena di automobili, di novità, soprattutto green. È una festa alla quale noi abbiamo, ecco, del MIMO bonus che Mazda ci ha omaggiato. Tutti i clienti interessati di questo bonus, giusto Roberto? Sei informatissimo, Andrea, io un omaggio per il MIMO. Bravi Roberto, voi siete sempre creativi. Grande Andrea Levi, l'organizzatore. Andrea conosce il MIMO bonus e abbiamo voluto lanciare un'iniziativa nazionale, perché ci sembrava questa festa che oggi che è qui a Milano, come dicevi, in Piazza Duomo. Ti ha dato l'assist l'irruzione. È stato fantastico, fosse carino estendere questa festa anche, diciamo, a tutto il resto d'Italia. Quindi abbiamo varato questa iniziativa promozionale. Sostanzialmente si tratta di un pacchetto di servizi per i clienti, servizi che hanno un valore dal punto di vista economico, ma anche in termini di peace of mind, di serenità per i clienti. MIMO bonus sono estensione di garanzia a 5 anni e un pacchetto di servizi di manutenzione, quindi tagliandi, manutenzione ordinaria, 5 tagliandi, che saranno gratuiti per questi giorni per chi sottoscriverà un contratto con Mazda. Siamo a fianco di Piazza del Duomo, le vostre novità esposte su quale puntate di più? Allora, guarda, qui abbiamo portato tutta la gamma elettrificata, quindi abbiamo portato la piccolina, la Mazda 2, poi la Mazda 3, il nostro best seller, il CX-30, e la nostra prima elettrica, la MX-30, che è proprio qui di fronte al Duomo, ed è l'auto che noi definiamo portatrice sana di valori Mazda. Ci saranno sia test drive, sia esposizioni statiche per chi verrà qui a Milano, in Piazza Duomo e di fronte al Castello Sforzesco, e quindi ecco, è veramente una festa alla quale non potevamo non esserci. Un format all'aperto che paga, perché la gente ha un modo nuovo di vivere l'automobile, e al di là dell'arte, della cultura, della storia, della religione, del green, perché c'è anche delle aree verdi, ricordiamo anche l'autodromo di Monza inserito, immerso nel parco di Monza, quindi un format vincente quello ideato da Andrea Levi. Concordo assolutamente, anche innovativo rispetto ai motoshow tradizionali, che probabilmente stanno accusando un po', no, anche per tempo. I costi. Soprattutto per i costi, in un momento in cui si parla di desertificazione dei profitti nel mondo dell'auto, quindi questo è un tema non irrilevante, e quindi sì, un format vincente. Devo dirti, anche all'aria aperta è un concetto che noi sposiamo molto, tant'è che qualche settimana fa, il 23 maggio, abbiamo fatto una celebrazione, un ritorno alla guida, Back to Drive lo abbiamo chiamato, con la community che definiamo la più bella del mondo, ovvero con gli appassionati di MX5, che è la Spider più bella del mondo, che si sono riuniti, pensa, erano in più di 3.000, in 25 luoghi bellissimi del nostro bellissimo paese, tutti allo stesso orario, in un ritorno celebrativo, no, alla guida open air, con il vento tra i capelli per chi ce li ha, e insomma è la celebrazione per respirare proprio quest'area di libertà. E quale messaggio possiamo lanciare agli ambientalisti che sono scesi un po' in guerra a Milano in questi giorni? Ma che secondo me non ci deve essere contrapposizione rispetto a un tema così importante come quello dell'ambiente, ma bisogna lavorare
lavorare a braccetto, e io credo che l'automotive abbia e stia compiendo un percorso virtuoso. Io giova sempre ricordare che parliamo del maggior investitore ricerca e sviluppo in Europa, sono più di 60 miliardi di euro nel 2019, e il percorso virtuoso è senza dubbio sotto gli occhi di tutti che ha fatto l'automotive, per cui lavorare assieme piuttosto che andare contro per me è la ricetta migliore in assoluto, tant'è che quando possibile sono stato anche in convegni dove si parlava di questi temi e magari non c'erano proprio idee favorevoli all'automotive, però ho voluto esserci perché volevo portare un contributo anche da parte dell'industria. Quindi ben venga il MIMO anche in futuro. Assolutamente sì.